Bentornati qui su The Secret of Gratitude. Siamo quasi in chiusura di rubrica perché vi avevo promesso degli esercizi della gratitudine. Ovviamente i video sulla gratitudine continueranno perché c'è sempre qualcosa di nuovo per cui essere grati, però gli esercizi che io faccio praticamente si stanno per concludere. Vi avevo promesso 21 esercizi e a 21 esercizi arriveremo la volta dopo. Questo è il ventesimo, ma è molto 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 potente. Il problema di tantissime persone è che non sono capaci di amare se stessi. Vorrebbero in ogni modo essere generosi con gli altri, ma non sono generosi con se stessi. Vorrebbero in ogni modo aiutare gli altri, ma non sanno aiutare se stessi. Non si amano, non si aiutano, non si curano di se stessi. E questo è un problema molto grande, perché se tu non sai amare te stesso, non puoi amare nessun altro, non puoi saper amare nessun altro, non puoi prenderti cura di nessun altro se prima non hai capito come prenderti cura di te stesso, perché tendenzialmente riversiamo sugli altri ciò che noi abbiamo dentro, e se noi dentro abbiamo un'incuria, un non amore, riversiamo sugli altri anche quello, prima o poi. Per cui, se volete veramente essere utili agli altri, essere delle persone generose, dovete iniziare a farlo con voi stessi. E non si tratta di egoismo, ma si tratta veramente di amare il fulcro che dà vita a quello che voi potete fare per gli altri, ovvero voi stessi. Quindi provare gratitudine per se stessi è uno dei passaggi più difficili da imparare in questa vita. Perché? Perché ci insegnano che se noi siamo grati per noi stessi, se noi siamo innamorati di noi stessi, siamo delle brutte persone, egoiste, egocentriche, e chi più ne ha più ne metta, presuntuose. Non è qua questione di presuntuose o di essere egocentriche, è proprio questione di volersi bene, di essere innamorati di se stessi e di volersi curare, di volersi veramente del bene con il cuore. Quindi l'esercizio che io vi chiedo di fare oggi, sempre col vostro mitico quadernino della gratitudine, è di andare davanti a uno specchio e innanzitutto dire grazie. È ancora più potente se ci andate nudi, ve lo dico, non abbiate paura del vostro corpo, tanta gente non si ama per la cellulite, perché magari ha qualche chilo di troppo, perché magari ha una pelle del colore che non gli piace, allora si riempie di lampade, perché magari ha un neo che non gli piace, cioè ne abbiamo veramente metà di mille per non amarci, abbiamo 20.000 scuse per non amarci. Io vi dico, mettetevi veramente a nudo davanti allo specchio, voi e lo specchio e nessun altro. E guardatevi ed esprimete amore per voi stessi, esprimete amore per le vostre gambe, esprimete amore per i vostri piedi, esprimete amore per le vostre mani, esprimete amore per i vostri seni, per i vostri glutei, per il vostro sorriso, esprimete amore per i vostri capelli, esprimete amore per tutte le vostre cellule. Voi siete il dio del vostro corpo, le vostre cellule sono lì che chiedono amore, come noi chiediamo amore all'universo, vi chiedono amore, amami, ti prego, e voi non le amatemi, che schifo alla cellulite, guarda che ciccia, che schifo, e gli dite che vi fanno schifo. Amatele, amatele quanto più potete, date amore a queste cellule che sono lì per sostenervi, sono lì, hanno una funzione, sono state create da voi, anche il chilo di troppo è stato creato da voi, e potete amarlo e trasformarlo magari in un corpo più tonico, però amatelo di partenza, amatelo quanto più potete. Poi tornate al vostro quadernino, quindi, e dite grazie, grazie corpo di sostenermi durante tutta la mia giornata, grazie mani per essere così brave da permettermi di mangiare da solo, grazie gambe perché mi portate a fare delle passeggiate meravigliose in mezzo ai parchi con i miei figli, i miei nipoti o quello che è. Insomma, ringraziate il vostro corpo. Una volta che avete fatto questo, mettetevi al vostro quaderno, segnate tre parti del vostro corpo, ma possono essere anche lo sguardo, cioè non deve essere per forza una cosa fisica, ma può essere anche una movenza, può essere anche un atteggiamento. Segnate tre parti di voi stessi e
e ringraziatele, non lo so, ti ringrazio, che ne so, vi ringrazio capelli perché mi incorniciate il viso, vi ringrazio mani perché mi permettete di mangiare indipendentemente da qualcun altro, vi ringrazio gambe perché mi portate a fare delle belle passeggiate. Scrivete queste cose nei confronti di almeno tre parti del vostro corpo o tre cose che riguardano comunque la vostra fisicità. Vi ringrazio, ti ringrazio, modo di far aggraziato perché mi permetti di esprimermi con grazia nei confronti delle altre persone. Queste cose qui, ringraziate il vostro corpo, fatelo, poi mi dite come va. Io vi aspetto per l'ultimo video domenica prossima di questi meravigliosi esercizi della gratitudine. Vi sono grata infinitamente di essere stati con me per tutti questi esercizi. Mi auguro che vi abbiano fatto del bene, mi auguro che vi abbiano portato qualcosa di buono. A me hanno portato sicuramente qualcosa di buonissimo, non di buono, anche solo il semplice fatto di pensare che qualcuno potesse usufruire di queste cose per trovare una modalità più felice di vivere insieme alla propria vita, insieme al proprio corpo e insieme anche alla vita degli altri. Io vi aspetto quindi domenica prossima per l'ultimo video degli esercizi sulla gratitudine. Vi mando il solito bacio e tantissimo, tantissimo amore.